Io sono venuto qui dicendo, finalmente a voi Tarantini avete ottenuto un risultato che è quello di vedere l'immunità abolita e qualcuno ha detto no, ma già era finita il 30 marzo, però ragazzi mettiamoci d'accordo perché noi ci studiamo le carte, sappiamo allo stesso tempo che anche chi sta oggi in Ilva, ArcelorMittal, sapeva che esisteva questa immunità. Io credo che essere persone serie significhi anche dire che l'immunità c'era, purtroppo fino al 2023, ad agosto del 2023, invece adesso ad agosto del 2019, tra pochi mesi, finisce, scade, non esisterà più e soprattutto permetterà ai cittadini di diminuire un po' quella percezione di impunità che c'è. Qualche altro giornalista? Il testo non dice questo, potete leggere il testo. Come l'ha letto il testo che non c'è ancora qui? Non ce l'ha. Dopo ce lo leggiamo. No, potrebbe leggere davanti a tutti i giornalisti il testo che non dice questo, non è stata abrogata l'immunità penale. Certo che è stata abrogata. Allora ce lo legga. Certo, dopo ce lo legga. Dopo per, anzi, dopo ve lo fornisco, lo pubblica, dopo lo pubblico, intanto va in gazzetta ufficiale. No, lo legga qui perché lei sta venendo qui a dire una cosa che non è vera. Ma guardi, abbia pazienza. Se hai coraggio, legga il testo. Va bene, posso rispondere alle altre domande? Posso rispondere alle altre domande? Io capisco che gli abbiamo tolto una motivazione di vita volendo st'immunità penale, però abbia pazienza, accetti questa possibilità che un governo possa fare qualcosa di buono ogni tanto. Prego. Signor Ministro, buonasera, grazie a me, direttore di Archivio Superiore dell'85. In realtà la domanda era più o meno sostanzialmente la stessa sull'immunità penale, seppure non è assolutamente in agenda il primo problema da risolvere per Taranto, ma le dico che questa mattina da cronista, mentre divulgavamo le sue dichiarazioni, molti ambientalisti ci hanno risposto proprio questa: attenzione, ma che cosa state divulgando in diretta dai vostri telegiornali a livello regionale? Perché l'immunità non ha più effetto dallo scorso 30 marzo. Mi dispiace, ma io ho il dovere di essere chiara con i telespettatori. Abbiamo una responsabilità. Lei ha ragione a porre questa questione. Ed è singolare che oggi mi contesti sull'abolizione dell'immunità penale chi diceva che già non c'era più dal 30 marzo. Io su questo non voglio entrare. Io so soltanto che c'era una norma odiosa che nel nostro programma avevamo previsto da abrogare e l'abbiamo abrogata. La leggerete in gazzetta ufficiale. Adesso, se volete, la recuperiamo e la pubblichiamo. Io non ho gli strumenti, chiaramente, naturalmente leggeremo il testo. Ne approfitto allora soltanto per farle un'altra domanda al volo da tarantina e da colei che poi riporta la collettività, insomma le impressioni, le percezioni e anche le varie interpretazioni. E da ministro del Movimento 5 Stelle, come invece guarda il fatto che per esempio in assise comunale, nel consiglio comunale a Taranto, non c'è più neanche un rappresentante del movimento, un'assenza emblematica per chi ha raccolto una valanga di voti in una città fortemente condannata e che già ha pagato il tributo di cui tutti sappiamo. Io grazie. Voglio dire la verità, non è la prima città in cui capita, è capitato in tante altre città che si azzerassero i nostri gruppi consiliari. Siamo una forza politica nuova che molto spesso mette a disposizione le liste di persone che portano avanti delle battaglie e poi a un certo punto decidono di non farne più parte.